Benvenuti. Continuano quindi il ciclo di incontri organizzato dall'Associazione Sinergie e dallo spin-off Tinade Serrere dell'Università di Foggia. L'obiettivo di questi incontri è formazione, ambienti digitali e nuove opportunità di imprese. Perché si è scelto di organizzare queste giornate? Per ragionare sulle prospettive occupazionali per i laureati in scienze dell'educazione e ancora di più i dottori di ricerca in scienze dell'educazione, come in questo caso, prospettive occupazionali che non riguardano soltanto il mondo dell'insegnamento, il mondo della scuola, il mondo della formazione professionale, ma ci sono una serie di altri scenari che si aprono anche in termini di autoimprenditorialità che secondo me sono molto interessanti, che forse qui nel sud vengono un po' meno sfruttati e che possono rappresentare delle opportunità concrete per chi segue questo tipo di percorsi di studio e vuole poi spendere le proprie competenze in modo innovativo nel mondo del lavoro. Oggi abbiamo due ospiti d'eccellenza. Abbiamo Ada Manfreda e Maria Grazia Celentano, che sono al contempo dottoresse di ricerca, ricercatrici presso l'Università del Salento, ricercatrici a contratto presso l'Università del Salento, ma anche fondatrici e animatrici di Maria Grazia Celentano, di uno spin-off che si chiama Espero, e Ada anche nello spin-off, ma anche di una serie di altre attività imprenditoriali, una casa editrice, l'organizzazione appunto di eventi, summer school, attività culturali. Ada in particolare è una animatrice culturale che lavora nel Salento e che da diversi anni contribuisce a rendere il Salento quel territorio così vivace e riconosciuto anche a livello nazionale e internazionale e così apprezzato a livello nazionale e internazionale. Io lascerei la parola a loro, vi saluto e vi ringrazio. Abbiamo anche naturalmente qui Anna Di Pace dello spin-off Tinade Srl. Non fa l'introduzione che era prevista, essendo loro di fatto i padroni di casa, perché l'università offre soltanto le aule, ma ripeto, l'iniziativa è organizzata da un'associazione, da uno spin-off. Non farà oggi l'introduzione prevista perché non ha voce, perché il freddo ha colpito i foggiani duramente e siamo rimasti appunto senza la voce della dottoressa Di Pace. Passo direttamente la parola, non so a chi delle due, ad Ada, e le ringrazio ancora per essere venute qui. Grazie a te Pierpaolo per averci invitato, grazie allo spin-off che ci ha invitato, insomma, qui. Speriamo, insomma, di riuscire a fare una chiacchierata oggi che possa essere di aiuto, insomma, perché portiamo fondamentalmente le esperienze che abbiamo maturato fino a questo momento, avendo potuto intraprendere dei percorsi che sono appunto di attività nel mercato, nel mondo del lavoro, insomma, anche in collaborazione con una serie di soggetti che poi magari abbiamo la possibilità di farvi vedere. Quindi, l'idea nostra è quella oggi di illustrarvi, proprio portarvi dei casi concreti su cui noi abbiamo lavorato e che possono essere dei modelli, diciamo, di intervento, e quindi poi li svisceriamo insieme anche per farvi, per illustrarvi soprattutto quali modelli di intervento ci sono dietro ed eventualmente anche le competenze che possiamo andare a costruire attorno a questi tipi di intervento. Quindi, fermo restando, diciamo, una base pedagogica, formativa, poi magari via via vediamo che è necessario poi un approfondimento di una dimensione. Noi abbiamo il nostro spin-off, per esempio, Spero ha 10 persone all'interno che ognuno ha un percorso anche molto specifico, quindi questo ci consente di poter avere anche una varietà di competenze dentro lo spin-off. Quindi anche la diversificazione è importante perché diciamo formazione, però in realtà poi formazione comprende molto. È un ventaglio, diciamo, molto ampio, quindi oggi magari possiamo anche vedere poi fare formazione, poi specificamente cosa vuol dire rispetto a certi tipi di progetti e quindi a che competenze in quel particolare progetto è possibile fare maggiormente riferimento. E quindi poi uno può anche ragionare e decidere se è il caso di, non lo so, di dotarsene, di costruire dei percorsi insieme a soggetti di altro tipo, perché,
Noi per esempio abbiamo proprio dei curricula abbastanza complementari tra noi, no? Lei per esempio, Margherita, è un ingegnere tecnologa dell'istruzione, quindi ha un percorso di ingegneria e poi delle competenze che specifiche rispetto alla dimensione dell'e-learning, dell'istruzione, quindi tutte le tecnologie che possono essere a supporto di questo tipo di attività. Io per esempio ho fatto un percorso che ho approfondito il dottorato relativamente alla fase per esempio di valutazione e di valutazione specificamente ex ante, quindi mappatura dei bisogni, analisi dei bisogni, mappatura dei bisogni e così via. Abbiamo competenze sulla valutazione, persone che hanno delle competenze specifiche relativamente a l'animazione dei gruppi, la partecipazione, l'attivazione di attività dal basso, organizzando diciamo gruppi più o meno grandi, insomma. Quindi oggi vorremmo fare con voi proprio un overview delle varie cose, spiegandovi diciamo dietro le quinte di questi progetti, in modo tale che possono essere dei casi concreti su cui poi ragionare insieme e poi immaginiamolo molto con delle domande, con delle interazioni insomma tra noi, in modo conversazionale, insomma può essere interessante questo. Qualcuno mi ricordo il viso quando sono venuta a fare il seminario sulla mappatura di bisogni e l'analisi testuale T-Lab, anche lui me lo ricordo. Se magari allora non mi ricordo, non si ebbe modo di presentarci proprio, no? In maniera poi precisa per capire anche magari le vostre specificità sia di formazione che di interessi, insomma magari se facciamo una rapida presentazione così ci rendiamo conto. Ci interessa. Ti ho beccato, sei l'ultimo che sei arrivato. Ci interessa far entrare il microfono? Ok, allora vi passate il microfono, vi presentate. Più che altro, no. Vabbè. Allora, semplicemente chi siete, il percorso che avete fatto, il tipo di profilo, insomma, in modo molto, molto veloce e breve. Queste iniziative proposte dalla prova del basso e da questa struttura. Non so adesso perché sono entrato, non so qual era il discorso che era del mio. Quindi la motivazione per cui sei qui oggi? Principalmente per quanto riguarda anche lo sviluppo delle imprese, che sono anche occupato di questo. Il mio ramo principalmente il settore di ricerca è lo sviluppo rurale in agricoltura, quindi anche lo sviluppo delle piccole imprese, delle imprese agricole stanno evolvendo con, oltre che la crisi, anche gli aiuti della politica agricola comune che stanno andando a diminuire, quindi è dovuto una riduzione del 4% per questo momento nel settore, perché magari qualcuno dice fare un'altra cosa. Nuove prospettive di sviluppo. Nuove prospettive di sviluppo, oltre al sviluppo locale, al sviluppo delle piccole e medie imprese, in ambito rurale, in agricoltura. Ok, grazie. Sei scusami, no? Io sono Mario Sancuni, sono un dottorando prima, ormai secondo anno di pedagogia e scienze della formazione, nello specifico mi occupo di formazione per gli adulti, lifelong learning, anche l'utilizzo di metodologie come bilancio di competenze in realtà aziendali. Io sono Lucia Borrelli, sono una studentessa di scienze pedagogiche, quindi sono iscritta da settembre a prendere la laurea in progettista e ho portato la tesi per la laurea triennale riguardante appunto il campo dell'e-learning, mi interessa questo campo e quindi volevo approfondire. Io sono Anna Medico e anche io ho iniziato quest'anno la specialistica in scienze pedagogiche. Io mi sono laureata all'Università del Salento, infatti ho fatto degli esami con voi. E quindi adesso sto seguendo questo corso per aprire una nuova prospettiva. C'è un senso di vita con Foggia? Sì, io sono in Brindisi, sì. Ho dovuto cambiare per affrontare nuove esperienze, per un'ulteriore crescita personale. È tutto bene. Ok. Mi chiamo Marta De Fugero, frequento questa università, sto per laurearmi specialistica in scienze pedagogiche e la mia tesi di laurea è principalmente focalizzata appunto sul mobile learning e quindi
intendo approfondire questo campo e quello che mi interessa particolarmente. Okay. Io sono Anna Maria De Santis e sto facendo il dottorato di ricerca qui, insomma, mi mancano pochi mesi alla conclusione in scienze pedagogiche, quindi in scienze dell'educazione, quindi cerchiamo nuovi orizzonti. Io sono Luca Straniera, non sono iscritta all'università, sono un'insegnante di scuola primaria, mi chiamo Maria Marino e partecipo perché la nostra scuola è particolarmente attenta ai bisogni informativi tramite i supporti tecnologici sia degli alunni sia dei docenti. I miei colleghi, i nostri docenti sono regolarmente iscritti a corsi di formazione sia online sia in presenza, per cui diciamo che in questo momento io rappresento solo la scuola, non vengo qui per me stessa e poi chiaramente porto al collegio docenti tutte le novità, le cose interessanti che possono servire a come dire, innalzare il livello di professionalità dei docenti e anche il livello di apprendimento dei nostri bambini. Noi vogliamo iniziare fin da piccoli a cercare di... La scuola quindi è una scuola... La scuola primaria. Primaria. È una cosa un po' strana. Allora, sa bene che noi... Non è strano, anzi, perché... Si portati poi a vedere la scuola come qualcosa sempre di molto a sé, in realtà è un'organizzazione come le altre, e la dimensione sia dell'aggiornamento che il ragionare come formatori, piuttosto che come insegnanti, tra virgolette, nel senso sì, sono insegnanti, però magari l'accezione insegnante poi si porta dietro, tradizionalmente, storicamente, un modello di insegnamento / apprendimento che magari... non consente poi magari di vedere invece delle potenzialità ulteriori che se parliamo di formazione possiamo vedere, quindi la formazione ragionando di organizzazioni, di relazione, di apprendimento sicuramente la scuola ci sta dentro pienamente. Sì, di questo siamo convinti, infatti diamo la possibilità per quello che ci riesce, partecipiamo a tutti i bandi possibili e immaginabili proprio per dare intanto gli strumenti ai docenti che operano in classe. Tutte le nostre classi sono dotate di LIM, proiettore, computer, non abbiamo più la lavagna di Gardesi, è l'unica scuola a Foggia ad avere scuola primaria, ad avere tutte le classi dotate di LIM, laboratori linguistici mobili e fissi, per cui e devo dire che c'è una bella ricaduta e anche molto interesse. C'è anche tanta fatica da parte dei docenti perché quelli della mia età, magari loro sono più giovani, è diverso. Abbiamo fatto un po' di fatica ad abituarci a stare al passo, ecco, con quelle che sono le esigenze dei ragazzi. Però ci riusciamo, ce la mettiamo tutta e ci riusciamo. Ok, grazie. Sì, io sono Mario Serino, sono anch'io un lavoratore di ricerca presso questo dipartimento, quindi in pedagogia, scienza e educazione. E la mia tesi di ricerca, sono anche un insegnante, cioè praticamente che in congedo per 3 anni, quindi la mia tesi di ricerca è proprio relativa alla questione insegnante. Quindi cioè le condizioni di conflitto che vengono vissute a scuola appunto anche per le nuove modalità di apprendimento da parte dei ragazzi e io direi anche le nuove modalità di insegnamento insomma, perché sono collegate. E voglio dire solo 2 parole perché tra l'altro ho seguito il laboratorio del T-Lab. Sì, mi ricordo di te. È molto bello, molto interessante perché... diciamo, si cerca di applicare una metodologia quantistica relativa, cioè alla quantità, al metodo quantitativo, però è riferito alla scrittura, che di solito viene sempre considerato qualcosa di insomma, poco oggettivo. E mi interessava perché nella mia ricerca io ho intenzione di fare, ovviamente di partire dalla... non mi voglio dilungare, però insomma, sto per chiarire... partire proprio dalle esperienze dei docenti, quindi partire un po' dai questionari, ma anche da interviste scritte o proprio resoconti. E quindi mi era balenata in testa l'idea di poter poi applicare quel metodo del T-Lab
agli iscritti dei docenti. Quindi, ottimo, perché diventa una riflessione sulla pratica professionale, quindi partire dai racconti delle pratiche così come uno le vive e le fa, insomma, è fondamentale. Sì, perché io vorrei partire proprio dal loro pensiero, no? Da quello che poi anche il mio, perché anche io sono insegnante, quindi sono un duplice ruolo, quello di ricercatore, tra virgolette, di insegnante che ha provato sulla sua pelle, diciamo, la situazione, insomma. Va bene. Io sono Maria Tutti Gambatesa, sono già dottoressa di ricerca in medicina e sono dottoressa di ricerca presso questa scuola di dottorato in pedagogia e scienze dell'educazione. Bene, noi facciamo dei progetti di pedagogia della salute, quindi lei è la sintesi perfetta. Infatti io diciamo che la mia tesi di dottorato è una tesi in pedagogia della salute e l'argomento della mia tesi è l'ospedale senza dolore. Quindi in virtù delle nuove normative, quindi dell'uso anche di determinati farmaci, l'applicabilità appunto del dolore tra i comportamenti diretti e anche la cura pedagogica, che è molto importante ed è un elemento completamente non contemplato da quelli che sono i registri della medicina, insomma. Quindi la mia attività si sta svolgendo un po' di grosso tra medicina e scienza pedagogica. Ottimo, grazie. Quindi mi interessa questo percorso, perché è chiaro che la tecnologia e anche l'uso statistico a cui più o meno sono abituata può anche essere un sodalizio tra quello che è la pedagogia della salute con l'applicabilità nel mondo appunto della medicina. E no. Io sono Catesa Micano, comunque io sono dottoranda di ricerca e collaboro con laboratori, quindi tutto ciò che riguarda le tecnologie sono un po' il nostro quadro quotidiano. Ok, grazie. Federica. Federica Ciuti, sono finita il terzo anno del dottorato in pedagogia e dell'educazione, anche faccio parte del laboratorio END e la mia tesi è relativa allo studio dei modelli Interessante. Ok, bello. Ho capito che lo scenario, insomma, è di persone molto competenti, cioè molto addentro alle questioni pedagogiche. Quindi una cosa che pensavamo di fare era quello di esplorare un po' che dimensioni avevate rispetto, come rappresentazione, rispetto a cosa fa la formazione e dove la formazione lavora, insomma. Però secondo me potrebbe anche essere, cioè nel senso che avete già proprio delle dimensioni che sono molto variegate, quindi c'è già in re il fatto che c'è una pratica o quantomeno un approfondimento delle questioni legate alla formazione che esplora diverse dimensioni. Magari io partirei, così poi do la parola a Grazia, da quello che diceva la professoressa, no? Che diceva: io sono un insegnante, sono nella scuola, non c'entro niente, no? Per il fatto, lei diceva la stessa cosa, perché diceva: io sono ingegnere, non c'entro niente alla formazione. No, perché la cosa interessante era, ci consente di vedere una primissima attività che è poi il core business di Espero, dello spin-off, che è uno spin-off di formazione, quindi noi facciamo specificamente quello. L'approvazione dello spin-off l'abbiamo ottenuto su un progetto di ricerca sulla formazione avanzata, su un modello specifico proprietario di intervento, che adesso Grazia vi illustra. E partivo da questo perché diciamo siamo partiti dall'idea di abbattere quelle che sono le pareti, no? di uno spazio di formazione, e quindi per esempio la scuola, che chiaramente anche per una questione logistica, fisica, insomma, pur diciamo da questo punto di vista è la classica formazione in aula, perché così avviene, insomma, anche se poi dentro l'aula può essere, no, rimossa in tanti modi, anche metaforicamente, anche creativamente, con molte attività, insomma, che possono anche scompaginare, no, la logica, diciamo, della strutturazione
di questa parte, di quella parte, in questa separatezza, no? Però diciamo, partiamo dal fatto che quella è una formazione in aula. Noi abbiamo detto vogliamo occuparci e vogliamo concentrarci sulla formazione senza l'aula. La formazione è fuori da una chiusura di pareti, e di questo abbiamo fatto anche una specie di principio che noi poi ci portiamo appresso anche quando andiamo a fare gli interventi dentro le aule. Quindi diciamo, adesso vi presentiamo quello che è, diciamo, il nostro modello che abbiamo realizzato più volte, rispetto a cui abbiamo anche tutta una serie di dati, diciamo, no? Di riflessioni che abbiamo condotto anche per affinare il modello nel corso degli anni. Noi siamo nati nel 2009. Però ecco, questo dell'abbattimento delle mura, proprio che possono circoscrivere e recintare un'attività, è quello di immaginare un'attività formativa molto appunto dinamica, esperienziale. Quindi il nostro focus è quello, apprendimento esperienziale per metafora. E quindi abbiamo costruito un modello specifico che appunto non è pensato magari per le scuole, per interventi nell'ambito scolastico, ma in realtà poi questo modello lo abbiamo anche fatto diventare un principio ispiratore di quelle che sono le azioni che andiamo a fare, quindi anche in altre situazioni chiuse, diciamo, dove non siamo fuori, perché poi il nostro modello è fatto veramente, si sviluppa davvero fuori nella natura, nell'ambiente, l'abbiamo fatto diventare un principio ispiratore di modelli di intervento anche in situazioni, diciamo, tra virgolette chiuse. È un modello appunto che abbiamo sviluppato, che è l'oggetto, diciamo, di approvazione dello spin-off, metaforico esperienziale, quindi è fondamentalmente un processo, un dispositivo ed un processo che immagina un pieno coinvolgimento dei soggetti che vi partecipano, un modello sviluppato soprattutto per la formazione degli adulti, quindi andiamo lì sull'educazione degli adulti, sviluppato, dicevo, pensato perché possa essere altamente coinvolgente e quindi immersivo, in cui ricreare delle situazioni specifiche e differenti da quelle che possono essere quelle della routine del quotidiano, per andare a sviluppare delle dimensioni specifiche, soprattutto andando a lavorare su delle competenze che in realtà difficilmente si prestano ad essere trattate, diciamo, teoricamente, no? Sono competenze che hanno quasi nulla di contenuto di conoscenza, cioè di sapere fatto di parole, di concetti, diciamo, che sono le competenze relazionali, le competenze emotive, le competenze relazionali, la cooperatività nei gruppi, leadership, tutto questo ambito qui di competenze che entrano in gioco fortemente nelle organizzazioni, nella scuola, nelle aziende, in contesti anche non organizzativi e scolastici. E quindi abbiamo anche differenti contesti, poi magari ci ritorniamo su questo. Non ha quindi questa differenziazione di contesti, perché diciamo ragiona appunto sull'immersività, andando a sviluppare queste competenze, creando delle situazioni che sono massimamente coinvolgenti e quindi che possano attivare dei processi poi di riflessione che coinvolgono esattamente quello su cui si lavora, cioè l'emotività di una determinata situazione, la relazionalità con un altro soggetto rispetto a cui ti trovi a vivere una certa situazione X, eccetera. Io passo la parola a Grazia, così lei parte, magari lanciamo il poster. Veniamo. Allora, sì, facciamo anche quello. Parto un attimino, voglio dire, dalla mia esperienza e da come nasce, quindi spero, perché penso che sia quindi importante, anche parlando proprio di imprenditorialità, quindi nuove opportunità, quindi per i soggetti. Allora, come hanno accennato già, voglio dire, anche quindi il professore Limone, io provengo, voglio dire, da tutt'altro quindi settore che è quello umanistico. Ho fatto il mio percorso di studi quindi a Lecce, frequentando la facoltà di ingegneria dell'informazione. Quindi ho fatto ingegneria, mi sono laureata in ingegneria informatica, ho fatto il mio dottorato sempre quindi a Lecce in ingegneria quindi dell'informazione, e mi sono trasferita quindi a Roma per lavorare, vuol dire, per un periodo di tempo quindi in Microsoft. Per una serie quindi di ragioni ho vinto quindi nel 2008 un assegno di ricerca finanziato quindi dalla regione e tornai, vuol dire, a Lecce. Il progetto però prevedeva quindi un lavoro sinergico fra una realtà quindi imprenditoriale, quindi, e il settore quindi universitario, quindi un ambito, vuol dire, universitario, quindi il contatto con un docente universitario.
All'epoca io non ero affatto soddisfatta di come, vuol dire, per esempio, quindi gli ingegneri si approcciano quindi a determinate quindi problematiche, di come avevo vissuto in qualche modo quindi il mio, vuol dire, percorso quindi di studi. In fin dei conti anch'io, vuol dire, sia quindi come discussione quindi di tesi, vuol dire, di laurea, sia come tesi di dottorato di ricerca, avevo affrontato in qualche modo le problematiche formative pedagogiche. Nel mio specifico caso, come era possibile utilizzare il Synchronous Multistreaming per tenere traccia del processo di elaborazione di alcuni quindi artefatti quindi formativi. Che dal mio punto di vista dovevano essere quindi più efficaci a livello quindi di processi di sviluppo di apprendimenti piuttosto che il singolo quindi artefatto prodotto e poi quindi riutilizzato. E la logica però con cui si approcciano quindi gli ingegneri a determinate quindi tematiche pone il focus soltanto quindi dal punto di vista ingegneristico, quindi delle soluzioni quindi ingegneristiche, di come gli ingegneri quindi si approcciano. Mancava proprio, nonostante io trattassi quindi una materia diciamo pedagogica, vuol dire, perché il contesto era quello quindi della formazione, non avevo mai avuto modo in tutto quindi il mio percorso 5 quindi più 3 anni di confrontarmi con chi in effetti, vuol dire, no, parla di metodologie, parla quindi di processi di apprendimento, di insegnamento, quindi mancava, vuol dire, proprio questa integrazione fra discipline che, seppur diverse, vuol dire, trattavano, vuol dire, la stessa quindi materia da punti di vista diversi, quindi era logico, vuol dire, che si integrassero. Però molto spesso capita che non si integrano affatto, vuol dire, che non c'è dialogo fra le diverse discipline. Vabbè, quindi insoddisfatto un pochettino di questa cosa, ritorno quindi a Lecce, all'interno di un nuovo quindi gruppo, quindi il gruppo appunto quindi del professore quindi Colazzo e di tutti quindi i suoi quindi collaboratori esperti, voglio dire, modelli insomma di apprendimento, voglio dire, quindi pedagogisti, voglio dire, un gruppo quindi interdisciplinare, vedeva all'interno non solo il pedagogista ma il sociologo, lo psicologo, l'esperto di tecnologie, perché il professore quindi Colazzo è quindi esperto anche di tecnologie, pedagogia, fa pedagogia sperimentale. Quindi un ambito molto molto interessante. E stranamente io quindi con questo mio quindi profilo quindi da ingegnere mi sono trovata particolarmente quindi bene. Quindi uno degli aspetti che fa di un gruppo, vuol dire, un gruppo che poi può avere quindi un'idea insomma imprenditoriale e mettere in campo, vuol dire, un'opportunità di lavoro per sé quindi anche per gli altri, anche questo, quindi il trovarsi bene all'interno quindi di un gruppo, avere la capacità di condividere i propri quindi saperi. Questo è un aspetto importante. Mi sono trovata tempo fa in un seminario che riguardava sempre quindi l'innovazione e la capacità imprenditoriale, una dei partecipanti ha detto: l'importante è avere un'idea innovativa su cui puoi lavorare. E io ho voluto puntualizzare che non è sufficiente avere un'idea, bisogna che ci siano quindi le persone che vogliono realizzare quell'idea, che si mettono intorno ad un tavolo, che discutono e si mettono in discussione. E questo è un punto quindi essenziale. Quindi da questa quindi esperienza, quindi dall'esserci trovati, vuol dire, in gruppo, con persone insomma che volevano fare quindi qualche cosa, pensandoci e ripensandoci, all'epoca c'era un progetto, no? Portava nei diversi dipartimenti l'opportunità di costituirsi quindi spin-off. Voi sapete bene che cos'è quindi uno spin-off, quindi un gruppo di persone che hanno sviluppato, vuol dire, un'idea innovativa e che una volta quindi valutata si ritiene che questa possa diventare quindi una realtà capace di produrre quindi business, fare quindi da un'idea, vuol dire, innovativa, un prodotto quindi per fare quindi business, commercializzare poi i risultati quindi di una ricerca. Allora vi assicuro che quando siamo nati noi siamo nati, vuol dire, a novembre del 2009, era molto difficile far capire dove stava l'innovatività in un contesto quale quello umanistico. Tutti gli spin-off all'epoca nati nell'Università del Salento erano spin-off, dire, in ambito scientifico, ingegneristico, nanotecnologie, perché è facile vedere l'innovazione in un cambiamento di processo oppure di innovazione di prodotto. Ma in ambito umanistico, era, quindi, come sapete, quindi anche oggi...
E vi assicuro che quando noi abbiamo cominciato a partecipare, abbiamo fatto, disegnato quindi l'idea, il nostro quindi business plan, e abbiamo cominciato a proporre diversi quindi organi, perché l'iter quindi è lungo, sono passati 8 mesi finché, no, la commissione di valutazione quindi di innovazione quindi ricerca, il senato accademico e via dicendo, hanno approvato e veramente hanno individuato nella nostra proposta quella innovatività che ci consentiva di essere e diventare quindi spin-off, quindi un percorso quindi lungo. L'innovatività noi l'abbiamo trovata in primis, dico io, nelle persone. Per costruire la nostra idea di business siamo partiti, voglio dire, dalle persone. Chi siamo intorno quindi a questo tavolo? Ci siamo posti questa domanda. Quali competenze diversificate, quale valore aggiunto ciascuno di noi poteva dare quindi al gruppo? E sulla base quindi delle competenze, delle specificità di ciascuno, trovare quel quid in più che ci poteva quindi consentire di mettere su, voglio dire, un'idea imprenditoriale che ci consentisse, voglio dire, di ovviamente costituirci in una prima istanza e poi sopravvivere nel mercato, perché anche quello è un problema. Quindi non è sufficiente avere un'idea e poi farla quindi nascere, germogliare, poi bisogna, voglio dire, portarla avanti, quindi innovarla continuamente e poi, voglio dire, rinnovarla, diversificarla, quindi confrontarsi giorno per giorno con un mercato, voglio dire, che non è locale, è un mercato sicuramente quindi nazionale, anche internazionale, ma anche, voglio dire, virtuale. Dalle competenze di ciascuno di noi quindi è nata quindi questa idea. Quello che potevamo fare erano dei servizi innovativi per la formazione, quindi servizi quindi, di formazione quindi avanzata, come diceva Ada. Siamo partiti con l'idea che mettendo in campo tutte le nostre competenze potevamo offrire offrire un servizio quindi di formazione quindi ad un pubblico quindi adulto, basato sul concetto che l'apprendimento non necessariamente si fa in aula, non è necessariamente quindi è formale, quindi noi abbiamo abbandonato quindi l'aula, l'idea dell'aula, e ci siamo spostati quindi all'esterno. Quindi un apprendimento che integra, quindi un modello, abbiamo costruito il nostro modello quindi proprietario quindi di formazione che integra l'apprendimento esperienziale, l'apprendimento quindi per metafore, in modalità quindi outdoor. Abbiamo costituito quindi la nostra quindi azienda con questa quindi idea quindi di formazione, ed è quella che continuiamo quindi ad avere e sulla quale quindi continuiamo quindi a lavorare. La cosa bella è che ogni volta che facciamo un intervento o ripensiamo quindi al nostro modello quindi di formazione, anche grazie all'aver istituito all'interno della nostra azienda un modello proprio di clinica quindi della formazione, che ci consente quindi sempre quindi di ripensare rispetto alle esperienze fatte, a nuove opportunità, come quindi migliorarlo, come ampliarlo, quindi questo quindi è importante, quindi una rigenerazione quindi continua. E volta per volta ci dotiamo di nuovi strumenti e quindi ampliamo, la nostra quindi offerta, anche quindi rispetto quindi ai contesti. Ultimamente, per esempio, abbiamo fatto un percorso outdoor per una commessa che ci è stata data dal distretto quindi tecnologico, il cui aveva appena quindi avviato quindi 5 master di alta formazione per soggetti, i quali quindi a distanza di 2 anni dovranno loro stessi quindi costruire, avere un'idea imprenditoriale e costruire delle start-up innovative in campo, ovviamente quindi scientifico, quindi nanotecnologie, biotecnologie, chimica, insomma quindi settori molto quindi scientifici. E la loro quindi necessità era quella, di avviare all'interno di queste 5 quindi esperienze di master un processo mediante quindi il quale i ragazzi potessero costruire gruppo, quindi far nascere quindi l'idea quindi del gruppo, queste competenze relazionali che consentissero a loro di avviare quindi un percorso che appunto durerà quindi 2 anni. Allora, faccio un passo quindi indietro. Allora, costruire un'idea quindi di business può essere facile quindi e difficile allo stesso tempo. Voi sapete, che quando deve nascere quindi un'idea quindi imprenditoriale, la prima cosa che tutti gli organi chiedono è quella di elaborare quindi un business plan,
che non è semplicemente quindi descrivere la propria idea, trovare l'innovatività, ma verificare, vuol dire per esempio quanto, vuol dire rispetto quindi ai propri quindi competitor, si è capaci quindi di reggere il mercato, vuol dire perché quindi i clienti dovrebbero acquistare il prodotto quindi da noi e non quindi dagli altri. E quindi fare anche quindi un piano economico, no? Quindi è anche quello. Oltre quindi all'elaborare proprio quindi una ipotesi a 5 anni di sistema, quindi di struttura quindi aziendale. Di sicuro servono quindi delle competenze quindi organizzative, imprenditoriali, quindi la capacità quindi di gestire un'impresa. E non è quindi cosa facile. Nel mio caso, quindi racconto la mia quindi esperienza, perché essendo quindi il presidente quindi di Espero, mi occupo quindi della gestione anche quindi amministrativa, organizzativa. E nel progettare, per esempio, quindi percorsi quindi outdoor, mi occupo di tutto ciò che è logistica, progettazione, mantenimento quindi di tempi, costi, gestione quindi dei rischi, delle in qualche modo criticità che possono nascere quindi nell'organizzazione. È una competenza anche questa, vuol dire che va sviluppata quando quindi si intende costruire quindi un'idea quindi imprenditoriale, e da non sottovalutare, perché uno dei problemi che gli spin-off trovano o i gruppi che si costituiscono per sviluppare un'idea imprenditoriale hanno è l'avere una buona idea, la possibilità veramente di fare business e mercato, ma non avere quindi le competenze per gestire una azienda, che può essere un SRL o qualsiasi forma, quindi altra forma quindi organizzativa. La gestione di un'impresa, quindi l'essere quindi imprenditore, non vuol dire bravo imprenditore, non vuol dire necessariamente, non si coniuga necessariamente con l'essere un bravo quindi ricercatore. Quindi serve qualche cosa quindi in più. In genere, vuol dire, le università, per quanto riguarda gli spin-off, offrono un percorso quindi formativo, però a volte sono proprio delle capacità, no? Che uno vuol dire, ah, non ha, è un bravo ricercatore, è un bravo dottore di ricerca, sa fare quindi ricerca, ma non vuol dire necessariamente essere quindi un bravo quindi imprenditore. Per questo, vuol dire, l'essere appartenere, vuol dire, o provenire quindi da ambiti diversi, e quindi il pedagogista, il sociologo, l'economista, piuttosto che, vuol dire, l'esperto quindi in finanza, piuttosto che, vuol dire, l'esperto, vuol dire, in gestione quindi di processi, gestione di risorse umane, è una potenzialità per i gruppi che si costituiscono. Quindi cercare sempre, vuol dire, di essere interdisciplinari aiuta anche quindi in questo, a poi gestire il processo, a gestire il piano quindi di business. Se mancasse questa competenza, no? Quella organizzativa, verrebbe meno, vuol dire, anche tutto il resto. E vi assicuro che organizzare, per esempio, quindi un percorso, vuol dire, in modalità quindi outdoor, non è così semplice. Non si fonda tutto soltanto sulla parte quindi di formazione, quindi di intervento nel momento in cui quindi si opera, ma prevede, vuol dire, un sistema quindi di organizzazione a monte, quindi in itinere a valle, molto complesso, del quale bisogna sempre quindi tener conto. Quindi i processi si gestiscono dall'inizio quindi alla fine. Nel mese quindi... Nel nostro caso, no, dunque questo, nel nostro caso si è trattato anche, penso che nel campo, diciamo, quelli che sono i servizi, interventi umanistici, insomma, si è trattato anche un po' di costruire la competenza, no? Perché insomma, dopo un bel po' di anni, nello spiegare quello che facevamo, abbiamo anche fatto degli interventi assolutamente, cioè, che non ci venivano richiesti, ma noi abbiamo coinvolto le persone a cui volevamo far sperimentare con mano direttamente quello che facevamo, perché al di là delle parole volevamo che vivessero quello che facciamo, in modo tale che se ne facessero una qualche forma di rappresentazione più o meno, insomma, vicina a quello che facevamo. Quindi si tratta anche poi un po' di costruirsela la committenza, ecco, non solo, perché purtroppo, cioè, non vendiamo pane o non pasta, cioè non eroghiamo servizi o prodotti che sono di consumo quotidiano e che uno va a comprare a prescindere, no? Quindi si tratta anche di far capire un po', di farsi comprendere, di far capire quello che si fa, e quindi anche poi di trovare l'innesco giusto, il coinvolgimento giusto dei possibili interlocutori, andandosi a cercare anche magari dove non c'erano, perché poi adesso che vi vediamo, vi facciamo vedere insomma un po' di progetti fatti, vedrete che poi magari in quei contesti
fino a quel momento lì o in genere in quei contesti ci intervengono solo certe professioni, a torto a nostro avviso, insomma, perché c'è un modello anche degli stereotipi, no? Esistono gli stereotipi per cui quel determinato problema, quella determinata situazione viene affrontata con la professionalità X e non si pensa che il formatore, il pedagogista possa essere invece la risposta giusta a quel problema. Quindi si tratta anche di fare questo, perché nel nostro settore, dovendo andare a fare lavoro su questo, nel nostro settore, questo penso anche rispetto a lui che sta facendo insomma il lavoro sulla professione insegnante, insomma penso che queste cose le sta affrontando. Nel nostro campo ci sono degli stereotipi, no? Che ci cristallizzano su certe immagini tradizionali, vecchie e inspendibili poi oggi, che è la figura del pedagogista, che quando lo dici già far capire quello che sei, quello che fai diventa complicato, no? Quindi nel campo della formazione ci sono degli stereotipi, quindi se tu dici formazione uno immagina i banchi, uno che sta seduto, immagina una lezione fondamentalmente. Allora il formatore fa tantissime cose, forse anche lezione, forse anche, però c'è tutta una dimensione che è legata, io quando mi trovo a fare i seminari e cose dico sempre, specialisti della relazione, perché noi lavoriamo con la relazione, quindi tutto ciò che è relazione, che diventa un qualcosa dove va attenzionata la relazione, perché lì bisogna lavorare per far succedere qualcosa, noi ci possiamo essere. Ovviamente con dei modelli, delle metodologie di intervento di un certo tipo, con delle specificità, delle competenze che possiamo anche andare ad allargare rispetto a quelle che sono quelle strette, diciamo, dell'università, perché magari a volte i percorsi sono un po' anche quelli troppo standard e tradizionali, non rispetto a quello che poi invece fuori viene chiesto come capacità di intervento. Quindi su questo anche ragionare, cioè sforzo immaginativo e creatività rispetto all'autorappresentazione di sé come formatore e al fatto che bisogna anche andare ad incidere sulla rappresentazione che gli altri hanno della formazione. Sì, immaginate, vuol dire che cosa noi abbiamo trovato quando siamo nel nascere, no? Ci siamo lì confrontati con altre aziende che facevano quindi formazione outdoor, banalmente detta quindi outdoor. Noi ci proponiamo, siamo nate, quindi ci proponiamo con dei percorsi formativi esperienziali, quindi metaforici, modalità outdoor, e ci dovevamo quindi confrontare con una realtà del mercato che offriva già, percorsi outdoor. Sicuramente quindi sapete, vuol dire che ci sono moltissime quindi aziende che fanno corsi di formazione outdoor, vanno in barca a vela, sparano dietro i boschi, fanno quindi trekking. C'erano già tante altre quindi realtà, perché dovevano acquistare il nostro di prodotto piuttosto che quello che già, voglio dire, il mercato quindi offriva. Però, come dice Ada, voglio dire, noi siamo pedagogisti, il gruppo, voglio dire, è un gruppo di pedagogisti che crede quindi nella formazione, non nella mera quindi attività che poteva essere fondamentalmente una vacanza, voglio dire, un passatempo, voglio dire. Per noi quindi fare quindi quell'attività esperienziale era quindi veramente un'attività formativa per i soggetti che venivano quindi coinvolti, è un'attività quindi formativa, perché quindi a noi interessava, voglio dire, dare l'occasione. Noi facciamo questi corsi in modalità quindi residenziale, nelle varianti 3, 5, quindi 7 giorni, per dare quindi alle persone l'occasione di sviluppare alcune competenze quindi meta, come la capacità di relazionare, leadership, il team building e via dicendo, facendo appunto queste esperienze, queste quindi attività in forma quindi esperienziale, quindi immergendoli, no? In contesti quindi altri, e poi curando, vuol dire, una serie quindi di aspetti nel nostro quindi modello. Allora, la prima criticità che abbiamo trovato quando abbiamo ideato insomma il modello quindi di formazione è stato quello, vuol dire, che nessuna delle aziende, o quasi nessuna delle aziende che faceva quindi outdoor e che diceva di potenziare insomma queste quindi competenze, vuol dire, sui soggetti sottoposti quindi a questi quindi percorsi, curava poi in effetti la trasferibilità delle competenze dal momento formativo stretto poi alla contesti quindi lavorativi. Cioè un soggetto dopo per esempio un'esperienza quindi outdoor in barca quindi a vela, tornando nel proprio contesto quindi formativo, nel contesto quindi professionale, quindi nel proprio quindi lavoro, a scuola piuttosto che in azienda, che cosa quindi si porta dietro di questa quindi esperienza? È stata solo una vacanza oppure veramente quindi l'ha aiutato a fare che cosa? E come quindi si valuta? E come facciamo quindi a monitorare? Come facciamo a verificare se ci sono state veramente delle ricadute?
perché per noi quindi è un'attività quindi formativa, noi la vediamo in questo modo. Allora, nel costruire quindi, e quindi nel progettare quindi il percorso, perché il nostro percorso quindi è progettato con una serie quindi di attività tutte, voglio dire, legate da un filo quindi conduttore che poi portano alla realizzazione di questi, quindi, di queste competenze, quindi meta, abbiamo, voglio dire, in parallelo costruito proprio un progetto di valutazione quindi iniziale, monitoraggio e poi, voglio dire, valutazione quindi finale, oltre che poi delle ricadute. Lo facciamo perché all'interno della nostra quindi azienda è istituita proprio una divisione, che è la divisione quindi assessment, gestita quindi da ADA, che cura questi aspetti. Per noi, vuol dire, il percorso quindi formativo non inizia il giorno in cui le persone quindi arrivano nella residenza dove si svolgeranno quindi le attività. Inizia quindi da prima, quando avviamo quindi un'attività di profilatura quindi del soggetto con una serie quindi di strumenti che poi semmai, voglio dire, li vediamo quindi insieme. Si continua durante tutto quindi il percorso, perché quindi durante quindi il percorso formativo sì, i soggetti fanno delle attività e sono seguiti da alcuni quindi formatori facilitatori nel fare quindi le attività, ma d'altro canto sono monitorati quindi da un'equipe di lavoro che verifica i progressi, lo svolgimento delle attività, che cosa sta succedendo, le dinamiche, per poi, voglio dire, continuamente, voglio dire, o riadeguare quindi le attività quindi che devono essere quindi ancora svolte, o comunque, voglio dire, poi arrivare alla fine del percorso con una serie quindi di strumenti di cui ci siamo quindi dotati a verificare che cosa eventualmente quindi è cambiato, se sono stati quindi dati degli input su cui quindi riflettere. Ogni attività che noi quindi progettiamo, attività quindi esperienziale, poi ovviamente quindi è gestita con un'attività di briefing iniziale e debriefing quindi finale, perché essendo quindi un'attività quindi formativa necessita di alcuni momenti di riflessione e di alcuni strumenti. Noi usiamo uno strumento quindi diario, per esempio diario di bordo, che è lo strumento con il quale quindi chiediamo quindi alle persone quindi di narrare la loro esperienza, e su questo facciamo delle elaborazioni. Quindi vedete allora che l'impianto non è banalmente di un percorso quindi outdoor, come molte realtà oggi leggono questa tipologia quindi di percorsi. Per questo, vuol dire, è stato valutato quindi innovativamente rispetto a quello che già il mercato gli offriva, perché noi abbiamo fatto della formazione del momento outdoor un momento veramente quindi formativo di monitoraggio, lettura del soggetto quindi all'inizio, quindi durante, quindi alla fine quindi del percorso, perché possa essere veramente un momento di crescita. E noi alla fine del percorso restituiamo un report al soggetto, perché la restituzione è individuale e la restituzione quindi è collettiva. Quindi sta poi nel momento, per esempio, della riflessione, un momento in più, quel momento quindi di crescita, di lettura di sé, delle cose che sono successe, di analisi, di ripensamento di sé quindi e degli altri. Quindi c'è sempre, voglio dire, questo per dirvi, voglio dire, qualcuno che farà per esempio qualcosa quindi di simile, ma lo fa in maniera diversa. E noi dobbiamo essere anche quindi capaci quindi nel cercare la nostra quindi committenza, quindi di dimostrare dove sta la nostra innovatività. Quindi ed eventualmente quasi quasi far nascere quindi il bisogno nell'altro, che non conosce probabilmente, quindi aiutarlo anche in questa quindi fase di esplicitazione quindi di un bisogno, che molto spesso, vuol dire, interiorizzato, non esplicitato, quindi la committenza quindi va letta, riformulata, perché molte volte quindi la committenza fa riferimento a dei modelli altri, no? Perché, voglio dire, sono quei modelli, voglio dire, standard di formazione o di percorsi di auto, nel nostro caso, a cui normalmente si fa riferimento, e noi proponiamo altro. Quindi far nascere, far conoscere e stimolare nell'altro. Così facendo, noi siamo arrivati quindi prima in estate quindi a fare questi 5 percorsi quindi outdoor per il distretto tecnologico, cioè il distretto tecnologico di Lecce, che racchiude, voglio dire, quasi tutte quindi le aziende quindi innovative, imprenditoriali, tecnologiche del Salento, quindi Lecce, Brindisi quindi e Taranto, hanno quindi commissionato quindi a noi, per la nostra unicità nell'offerta, questi quindi percorsi esperienziali.
per formare nei 5 quindi gruppi, quindi avevamo, quindi abbiamo avuto il dire 60 persone quindi in formazione nel mese, quindi tra il mese di giugno quindi il mese di luglio, alle quali vuol dire stato, per le quali è stato progettato quindi un percorso outdoor e con le quali quindi si è avviato questo percorso che continuerà nei prossimi quindi 2 anni di riflessione, potenziamento, sviluppo quindi di competenze, competenze quindi relazionali, emotivo quindi relazionali, via dicendo. Quindi un percorso, hanno capito il dire che in questo tipo di formazione ci può essere quel quid in più per dare loro anche uno strumento per fare quindi imprenditorialità, quindi che è un aspetto quindi importante, quindi un riconoscimento anche per noi molto quindi importante. Cioè per fare azienda non è sufficiente avere competenze di settore specifiche, ma servono quindi altre competenze, servono quindi capacità quindi altre che, su cui bisogna quindi lavorare e sviluppare, perché non è innata, voglio dire, quella competenza. Vi faccio vedere adesso quindi proprio quindi esperienza con questi quindi percorsi esperienziali che abbiamo fatto sulla creazione, sul team building, alcuni momenti, quindi il poster che vi faccio quindi vedere quindi racconta proprio quindi di questi momenti. Formativi. Ecco, formazione quindi metaforico-esperienziale, il modello che abbiamo proposto. Un modello quindi di team building che vede da un gruppo composto da singole quindi identità, quindi soggetti, vuol dire, isolati, diciamo, eccellenze sicuramente, quindi eccellenze che però non fanno lì effettivamente un gruppo, se no poi si vede meno. Così almeno lo vediamo più grande. Grazie quindi al processo che istituiamo, alla creazione veramente quindi di un gruppo. Che cosa è? Non tanto quindi il gruppo, ma tanto un team. Quindi il nostro obiettivo era quello quindi di fare di un gruppo, quindi di persone, di eccellenze, quindi un vero e proprio team. Lo abbiamo fatto quindi utilizzando quindi questo modello quindi formativo, spero. E come vedete, vediamo qui alcuni momenti, quali sono state le attività. Allora, innanzitutto quindi il percorso è stato progettato quindi su 5 giornate, in questo caso. La prima giornata è stata una giornata di orientamento quindi in aula, come vedete integriamo anche quindi momenti ovviamente di formazione quindi outdoor e momenti quindi di formazione in aula, in questo caso propriamente quindi di orientamento alle attività quindi esperienziali che dovevano essere quindi fatte e al modelli, quindi ai modelli teorici alla base, voglio dire, dell'obiettivo formativo che c'era stato quindi commissionato. Quindi la prima giornata quindi di orientamento in aula seguiva a questa 3 giornate quindi di formazione immersiva in un B&B, in una struttura nel basso quindi Salento. Quindi i ragazzi in gruppi quindi da 5, no, in gruppi, sì, per 5 volte, quindi 5 gruppi, in genere vuol dire sui 10, quindi 15 soggetti quindi per volta, venivano quindi accolti nella nostra quindi struttura. Da quel momento in poi partiva la formazione quindi esperienziale vera e propria. All'inizio però quindi della formazione, ancora prima dell'attività di orientamento, ai soggetti venivano quindi sottoposti, vuol dire, due stimoli utili, voglio dire, alla fase iniziale di profilatura dei soggetti, un questionario sull'intelligenza emotiva quindi relazionale e poi, voglio dire, utilizzando sempre quindi strumenti quindi online, un altro, voglio dire, form degli stimoli narrativi mediante quindi quali, voglio dire, i ragazzi dovevano quindi raccontare quindi la loro esperienza quindi in precedenti, voglio dire, gruppi, quindi si narravano. Diciamo, la parte iniziale serve a capire fondamentalmente chi abbiamo davanti, no? Perché la prima cosa che noi facciamo nel momento in cui abbiamo un intervento da realizzare è quello di capire su chi stiamo andando a lavorare.
Quindi la fase iniziale di mappatura dei bisogni è fondamentale perché ci consente di capire quali sono le rappresentazioni, le immagini e i valori di riferimento dei soggetti rispetto a una determinata dimensione su cui poi noi andremo a fare formazione. In questo caso l'intervento era per la costruzione del team building, quindi era finalizzato a quello. Per cui nel momento in cui abbiamo avviato la fase di mappatura, quello che a me interessava capire era che immagine, che idea loro avessero di gruppo e come loro in genere si sono letti via via nella loro esperienza di vita e di lavoro nei gruppi e come vedevano gli altri nei gruppi. Quindi le tre dimensioni erano fondamentalmente queste, quelle dello stimolo. Lo stimolo narrativo chiedeva loro fondamentalmente di raccontare cosa era per loro un gruppo e poi come si erano sempre visti nel gruppo, che vissuto avevano avuto rispetto a loro stessi dentro i gruppi, per capire appunto se erano persone che comunque leggevano la situazione in termini propositivi, attivi, se la subivano, se la vedevano come una situazione tendenzialmente positiva piuttosto che invece negativa, di ostacolo o comunque fatta di insidie, fatta di difficoltà, e poi capire anche come venivano visti gli altri sempre dentro il gruppo. Prego. Allora, ci sono due strumenti che abbiamo utilizzato in questo percorso quando abbiamo fatto la mappatura dei soggetti prima di fare l'attività. Un questionario, che è un questionario standardizzato sull'intelligenza emotivo-relazionale, per capire già lì come, diciamo, si posizionavano, però diciamo quello è uno strumento di tipo così oggettivo, però diciamo è legato anche molto, come tutta la testistica, insomma, no? A, diciamo, se vuoi un po' dei limiti connessi al fatto che comunque è un test, ci sono delle frasi, uno va anche ad interpretare, legge una frase, non è detto che il fatto che abbia risposto in quel modo, con quell'item lì, è perché lui effettivamente si è fatto in un certo modo, ha interpretato in quel modo la frase, eccetera. Quindi diciamo che noi tendiamo sempre ad integrare gli strumenti proprio per avere più feedback e comporre, diciamo, un quadro, che è una mappatura appunto, no? Come anche avevo avuto modo l'altra volta di accennare, non è una diagnosi e quindi una fotografia del soggetto, della serie tu sei così, quindi non ha nessuna tensione definitoria, no? Ma ha la necessità proprio di capire quali sono un po' i valori in campo, farsi una mappa appunto, che possa essere così una sorta di overview, diciamo, della situazione, in questo caso qui, quel gruppo con cui facevamo l'intervento. E quindi accanto allo strumento di testistica c'era uno stimolo che avevo somministrato a distanza online, quindi un form con un campo che veniva compilato e che io poi ricevevo avendo la parte testuale di quello che loro avevano scritto nel form. E in questo form loro rispondevano a queste tre dimensioni, tre stimoli narrativi. Cos'era un gruppo, come tu ti vedi nel gruppo, come vedi gli altri nel gruppo, facendo riferimento alle tue esperienze pregresse di lavori di gruppo, a scuola, a lavoro, eccetera, quindi indipendentemente, diciamo, dai contesti. E questo poi è stato, quello che loro hanno scritto è stato poi sottoposto ad analisi testuale con T-Lab, per ricavare appunto quelle erano un po' le dimensioni che venivano fuori rispetto ai gruppi, che era poi il primo esempio che portai il giorno del seminario, il mese scorso.